cominciamo da qua. La prossima settimana faremo partire quattro gruppi di lavoro sulle province, sui quattro disegni di legge di riordino delle funzioni che sono, che ai sensi del disegno di legge che è passato prima della fine dell'anno. Ma quindi ci vuole un disegno, una legge madre e poi quattro leggi figlie. Sì, praticamente sì, perché bisognerà riordinare le singole materie. Quando sarà una legge? Si può anche fare una legge unica, sì, non è questo, però i gruppi di lavoro saranno quattro, perché sono quattro cose proprio diverse, ferme restando gli uffici centrali che saranno in tutti e quattro i gruppi, poi appunto ce ne sarà uno, caccia e pesca nelle acque interne. Turismo, difesa del suolo e protezione civile. Caccia e pesca nelle acque interne è uno. E anche il turismo? Il turismo ci saranno le stesse persone perché più o non meno è lo stesso dipartimento ma un altro gruppo. Turismo. Poi difesa suolo e protezione civile. E poi ci sarà la formazione professionale. Questi, come sono fatti questi gruppi? Questi gruppi, l'impostazione che vorremmo dare, uffici centrali, quindi legislativo, affari istituzionali, bilancio e personale, più gli uffici competenti per materia e gli affari giuridici degli uffici competenti per materia. Poi vediamo il direttore cosa potenzierà dire. Ecco, ma è solo regione o parliamo con le province? Ma in una prima fase il riordino io penso che sarà fatto la prima bozza da noi e poi cominceremo i confronti con le province. Il problema sono i tempi perché si voleva accelerare il più possibile. Quindi... Già che siamo qui, ci rifasiamo un po'. Nel DDL di fine anno, cosa abbiamo detto? Il quadro generale è che la regione si riprende alcune funzioni che sono queste quattro. Alcune funzioni verranno attribuite nei disegni di legge di riordino direttamente ai comuni che potranno comunque utilizzare gli uffici provinciali. Le toglie alle province. E sono tutte queste. Anche senza distinguere metropolitane e non metropolitane. In questa fase sì, è così. Poi ci saranno. Sono ferme le funzioni della città metropolitana, quindi nelle singole leggi di riordino, se ci sono delle funzioni diverse della città metropolitana, verranno negoziate. Poi ci saranno. Perché quella lì l'ha stabilito la legge nazionale. La legge nazionale ha stabilito le funzioni fondamentali. Da derivio. Poi ci sono delle funzioni che nell'ambito del riordino che verrà fatto verranno attribuite ai comuni, che potranno, abbiamo detto anche nel disegno di legge, utilizzare gli uffici della provincia, perché la provincia tra le funzioni proprie ha la funzione di supporto ai comuni. E le funzioni tolte sono queste, però bisogna distinguere tra la metropolitana e no, perché la metropolitana è competenza simpatica di legge. Escluso questo, quello che rimane, diciamo, viene diviso tra comuni e regioni. Sì, ci sono, però per i comuni ci sono anche altre funzioni tipo conglomerato cementizio armato, la sismica, alcune funzioni che attualmente svolgevano le province che passeremo ai comuni, senza passare tramite regione, non fanno parte di quel gruppo, sono altre. Sì, perché posso dire? Volevo anche dire, per esempio, quello che riguarda le materie, alcune leggi le abbiamo già fatte, le divisioni, tipo paesaggio, l'urbanistica, cioè, dire, no? Sì, questo è il ragionamento, alcune... Le nuove leggi già prevedevano la nuova distribuzione delle deleghe. Lo stesso il paesaggio soprattutto aveva già quindi più altro che passeranno direttamente ai comuni senza transitare attraverso la regione. Esatto. Deleghiamo la competenza ai comuni. E alcune funzioni che svolgevano le province vengono proprio svuotate. Non vengono più esercitate e sono in particolare, mi pare, quelle in materia di cultura, in materia di sport, vengono meno perché le svolgiamo direttamente, la parte nostra è sufficiente. Quindi dobbiamo fare due passaggi.
Uno madre o figlio. Legge figlia. Sì. E l'abbiamo, fino al 2 di aprile. Quindi abbiamo febbraio, marzo e metà mese di gennaio. Sì, per quello si diceva di presentarli il più presto possibile. Cerchiamo di fare quello che si può. Così. D'altra parte sono, sono cose importanti. Se andasse anche a lui, forse. Ecco, ma invece questa cosa è personale, ci hanno chiesto un incontro, che si conoscono subito, che sono oggi. Beh, l'abbiamo fatto ieri in pera un incontro. Sì, ma adesso hanno chiesto un incontro, cioè, ce n'è uno ieri in pera, mi hanno invitato, ho risposto che non andavo alla scuola. Ma è andato bene, avuto problemi. Sì, sì, è andato bene. Perché hai a parte, che, però non perché ho visto che su Twitter mi chiedono continuamente perché non parliamo di precari della legge. La legge riguarda l'istituzione di competenze, è da lì che puoi arrivare al personale. Anche se loro chiedono l'introduzione di un articolo possa prevedere i precari con certi requisiti che poi dipendono da una legge nazionale, di poterli introdurre nella legge, di stabilizzare attraverso la nostra legge regionale. Loro hai capito, Presidente, cosa... Vabbè, quindi, allora la richiesta è quella. Personale, perché comunque, la cosa migliore è che fissiamo questa comunicazione molto rapidamente, se il tipo di soldi sono molto famosi. Vabbè. Sono almeno l'ho ricevuto oggi, stamattina ieri sera sono venuto. Ieri sera. Fissiamo questi conto e comincia un percorso complicatissimo. Perché guarda 600 persone, quanto sono? Sono numeri? Sì, circa 600. No, poi tipo venerdì un quadro numerico di strada qua. La conoscete bene. Sì. Per quelli che sono già andati, qualcuno è già andato? Sì, poca roba, sì, a uno, due numeri, 10, 15, no, quelli, sono quelli delle dogane sono già passati, venivano con fine anno. Ma anche ci sono qualche uno che va nei comuni, però insomma bisogna un po' capire. Due parti, due parti a Savona sono già passati. Sì, 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 quelle le abbiamo qua. Per dire, qualcosina si inizia a muovere. Sì, qualcosa si muove. Sì. Ecco, portateci un po' quello che ha già andato, quello che deve essere il numero di prodotti che devono già andare. E poi portateci un po' un conto di cosa può venire fuori, cosa può venire. Per chi? Per le province l'abbiamo già fatto. L'abbiamo già fatto. Sì, certo. Ok. Allora, io li presto. Vabbè, c'è da poche parti, fate meno che potete questi mesi qua, in termini di impegno, insomma. Ma invece gli impegni che vengono assunti con il decreto dirigenziale, chi ci pensa voi a farli, a parte quelli obbligatori? Adesso con il 118 sono già cominciati i primi progetti perché abbiamo il triennio, per cui sono ora noi siamo in cassa pura, cos'è quest'anno? In cassa pura? Sì, diciamo che con gli equilibri dobbiamo assolutamente monitorare tutti e due gli aspetti, sia di competenza sia di cassa, sia come di parte corrente. Abbiamo sei equilibri da seguire. No, volevo dire, in questi mesi, salvo cose eccezionali, cerchiamo di non impegnare quasi niente, poche cose, insomma. Ora, le delibere vengono qui, i dirigenziali non vengono qui, ma passeranno bene in ingegneria, no? Nel senso che è chiaro che dovendo avere il bilancio al ribasso, bisogna cercare di tenere lì. Sì, un minimo di investimenti che possono ancora partire, che serve l'economia economica, il resto. Ma quello che va di suo cos'è? Personale e mutui? Che è personale mutui? Costo del debito, sì. Costo tasse sarai.
puntata. Dobbiamo parlare noi. Ah, personale. Va bene, vediamo il fatto. Allora, numero 13 dell'assessore Rossetti. Programma operativo regionale, una proposta al Consiglio, il prego dato del Consiglio. Programma operativo regionale FSE 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo investimento. Questa è una delle cose che non passa. E poi allora, fuori sacco del presidente, concessione del patrocinio, uso il logo della regione, c'è una piccola integrazione da fare. Dell'assessore Rossetti, autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22/2010 per l'acquisizione di personale un'unità categoria di unità categoria di da parte dell'ente parco del Begua. Sai questo? Questo. Uno o due? Qui c'è scritto uno. Una c'è scritto una. Ma due una se delibera. Ne sono andate via una delibera. Oh. Vabbè, ma non è che discutiamo il nome. No. Va bene. Poi dell'assessore Guccinelli, decreto ministeriale 161/2012 articolo 5, approvazione con prescrizioni della variante al piano di utilizzo del progetto di potenziamento infrastrutturale del nodo ferroviario di Genova, tratta Volto di Brigno nel comune di Genova. Che dice questo già? Tutto ok. Ma è tua? No, è venerdì. Ah. Sì, sono i due, sono i due, sono tutte e due. Hanno dovuto correggere la pianta organica per un'unità. Ce la spiegate questa? Ce la spiega? No, 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 no. Il nodo ferroviario di Genova. Il nodo ferroviario di Genova, dottoressa. Non c'è problema. Il nuovo testo di terra di scavo del nodo, che va a fare la facilità c'è un assetto preparatorio reale. Basta, mi sembra una cosa bene. Bene. Dell'assessore Guccinelli, Port Fest Ligure 2006-2013, misura 1.4, proroga termini presentazione domande a valere sulle modalità attuative approvate con deliberazione 1522-2014 e poi sempre Port Fest Ligure 2007-2013. Approvazione banda attuativa S1 linea attività 1.4 sostegno alle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali. Sono due delibere che riguardano l'alluvione. La prima è la proroga al 20 di gennaio per la presentazione delle domande per i danni superiori ai 40.000 euro dell'alluvione di ottobre. No, non blocchiamo nulla, presidente, perché ormai la quota percentuale di riparto, siccome è identica a quella del bando precedente, 60 e 80 a seconda dei due o più o meno eventi alluvionali, non blocchiamo nulla. Quando ce l'hai, no, quando ce l'hai da modelli E, quindi usi quelli. Certo, uso quelli. Noi abbiamo già, quando abbiamo fatto i calcoli del 60 e dell'80, l'abbiamo fatto originariamente sul modello E. Quindi oggi facciamo due delibere. La prima delibera è questa qua che proroga per i danni sopra i 40.000 dal 9 di gennaio che è oggi al 20 gennaio. Però nel frattempo siamo già d'accordo con Camera di Commercio che siccome sono già arrivate 200 domande per questo bando qua, quelle che loro hanno già... Diverse hanno le perizie asseverate già legate alla domanda di bando. Sì, ok. Sperando che non facciano confusione sulle date. Quindi una delibera è questa qua di proroga del. Sul giornale stamattina che praticamente ci sono parecchie imprese che hanno fatto il modello E ma non hanno fatto la domanda di bando. Giusto? È questo qua. E conseguentemente diamo la proroga di 11 giorni. La seconda delibera la Camera di Commercio che è stanno già, ha già mangiato, mandato già attraverso PEC a tutti la richiesta. La seconda delibera invece è l'approvazione, come avevamo promesso di fare nella prima giunta di gennaio, del bando relativo all'alluvione di novembre.
quindi quella che ha riguardato Fontana Buona, Chiavari, ma poi gran parte, un po' in tutta la Liguria. Il tempo che diamo, possono presentare le domande dal 12 di gennaio al 16 di febbraio. Il bando parte con una dotazione minimale di 2 milioni di euro, ma quello che vale per i bandi precedenti, abbiamo sempre detto che poi andremo a integrare le risorse, e quello che oggi è giusto che ribadiamo anche in conferenza stampa, che ci sarà un trattamento equamine fra tutte le imprese di 60 e 80 a seconda di quello che è, se hanno una o più alluvioni. Quindi anche se vuoi che non si dica, è realistico pensare che entro marzo finisca la baracca, se la Camera di Commercio tiene botta. La Camera di Commercio tiene botta a condizione che anche le imprese diano una mano a presentare i documenti, a secondare coloro che devono andare a fare le delizie. Abbiamo sul bando sotto i 40. A oggi abbiamo erogato il contributo a 574 imprese. E abbiamo erogato praticamente 7 milioni di euro, concesso 8,3 e erogato 7, perché ci sono quelli che hanno immobili, che sono immobili di terzi, e giustamente, se l'immobile è tuo, ti liquidiamo immediatamente, se l'immobile è di terzi, il bando prevedeva che tu ci devi presentare per quella parte lì, la parte effettivamente di fatture, perché fai lavori su un immobile che non è di tua proprietà, potresti anche non averli fatti. Quindi l'erogato a oggi sono 7 milioni e abbiamo liquidato quindi 574 imprese, che mi sembra tutto sommato, anche nel periodo natalizio e vacanziero si è proceduto, a Camera di Commercio ha proceduto a trasmetterci dalle 40-50 domande al giorno. Io ho perso, per corretto, il messaggio di Pippo che aveva appena approvato. Dicevi, scusami? E dipende da quando hai perso. No, l'ultima frase che ho detto è che ripetevo i dati di 574 imprese per 7 milioni di erogati. Ne mancano più di 1000. No? Ne mancano più di 1000, ne mancano 1100, 1150. Siamo a un terzo di fatto del lavoro. Però mi pare che stia procedendo con dei ritmi che sono. Ma hanno cominciato a fare più piccole, con che logica hanno cominciato? Hanno cominciato con la logica di fare le più facili, quelle che avevano allegato già una perizia asseverata, quelle che avevano una preperizia, quindi era conseguentemente più facile predisporre la perizia definitiva, quindi la logica non è stata una logica né temporale né di dimensionamento del danno, ma quello che le più pronte sono quelle che hanno fatto andare avanti più celermente per cominciare a dare delle risposte. Continuiamo con i sotto i 40 di ottobre, potremmo cominciare subito quelli sotto i 40 di ottobre. Sì, di ottobre, e il bando approvato stamattina riguarda novembre, e lì è un bando unico, non facciamo più distinzione sotto sopra. La prossima settimana in teoria potremmo cominciare a dare soldi anche sotto i 40. Sì. Se si mandano le carte. Sì. E lì insomma saranno numeri più consistenti. Numeri relativamente più consistenti, cioè come cifra per forza. Vabbè, e quante sono quelle sopra i 40? Sopra i 40 mi pare che il modello E l'hanno presentato in 330 imprese, se non ricordo male, e oggi sono arrivate 200 domande. Non arriveranno tutte 330, perché poi succede sempre in questi casi qua, però c'è da ipotizzare che 270-280 domande arriveranno, quindi ne manca all'appello 70-100, per questo la proroga di stamattina. Mentre invece nel caso del bando di novembre potremmo cominciare a pagare verso la fine di febbraio. Teoricamente sì, dal momento in cui scade, ma dal momento in cui scade, anche prima. Perché se uno che partecipa al bando, se presenta la domanda del bando e la perizia già asseverata, la Camera di Commercio qua lì la gira subito perché non c'è del lavoro da fare. No, il meccanismo è un meccanismo stavolta che funziona, credo che stia soddisfacendo, le aziende siano soddisfatte, mi pare che ci siano polemiche su questa questione qua, anzi molti sono stupiti. Sì, ragazzi. Dai.
partecipa dell'assessore Rambaudi un'adesione al progetto Precare in a favore dei diritti dei bambini. Adesione al progetto. E poi c'è un argomento che era stato rinviato dall'assessore Cinelli, è stato rinviato nella giunta del 30. Lo rinviamo ancora. Vado io? A posto. No, vediamo qui. Allora, sempre partiamo a fondo, oggi presentiamo una roba di Savona, non conoscevo nemmeno l'intervento grosso di avviamento d'ospedale. San Paolo. Quindi di Madre Claudia, poi l'intervento di Case, per Giovanni, immagino così. Vabbè, poi vi ho allegato i primi post che passo al 1 gennaio su Facebook, in cui cerco di fare un po' il punto sulle cose più grosse, mentre Peter continua a fare le opere pubbliche, in modo che da qui a fine mandato abbiamo un po' il quadro delle cose. Naturalmente è un po' più articolato che Twitter, perché il post non ha questo problema di carattere. Però diciamo... è sempre comunque molto stringato. Io ve li assumerei un po' settimana per settimana, poi indicando l'assessore generale di Stoppani. A Stoppani hanno fatto un discreto casino, non fate, non avete visto, nel senso che non hanno messo la parola, cazzo. Cioè, sito di interesse nazionale, commissario governativo, una figura perfetta, appalto in corso, e non ha fatto la parola. Vabbè, ho parlato il 31 mattina, come ha scritto Vico Renzi, De Rio, Galletti e Gabrielli, siamo andati in prefettura con le due sindache e col presidente, con Doria, diciamo che stava per acquisire la competenza del sindaco metropolitano. Riconoscono che è stato fatto un errore, che aveva Renzi di seguire a questo punto perché era molto buono. Ora lì, la cosa che si è detta con De Rio di prima botta è... facciamo un po' di anni fa, facciamo un decreto a perdere, cioè lo proroghiamo con un decreto ad hoc, poi lo mettiamo con emendamento alle mille proroghe, e siccome la conversione alle mille proroghe deve avvenire per forza entro febbraio, per evidenti motivi di tempistica, il decreto si lascia morire e si va così. Poi mi ha richiamato il prefetto Spina, mi ha detto che loro stanno valutando anche altre ipotesi, cioè la prorogazione per 45 giorni, no? Che però non è un documento di tempo, perché, a meno che il Parlamento non converta il decreto in tempi particolarmente rapidi. Pregherei di tenere contatti con Doria, ma soprattutto con il prefetto e i sindaci che sono preoccupatissimi. Tenete presente che sta appalto vale 8 milioni e mezzo e se si interrompe questi punti chiedono dei danni. Sì, ma il liquidatore ma ti chiede dei danni, eccetera. Quindi insomma, siamo in una fase piuttosto complicata. Ok. Allora, aspetta che però qui mi sono reso conto che c'è una... roba che ho dimenticato. Allora, presente siete invitati il giorno 20 al mio, adesso non c'è. Io ci vado, vedi un po' tra te e Pippo. Com'è è più tema di Pippo poi? Perché il mio credo che vogliamo proprio discutere le questioni inerenti all'università. Io sono reso conto adesso. Io penso che andrò. Tra l'altro, ho visto che anche la nostra università ha cominciato in modo importantissimo. No? Ma c'è persa qualcosa ormai. Non so se lui è già andato. Non dire da parte. Mi sembra più da Pippo con la questione, poi ci facciamo d'accordo. Quindi io no, perché adesso questa cosa che adesso vediamo è riuscita un po', no? Magari anche finisce le pelle. Sì, verso il capo riguardante le partite di vendita di cose future. Va bene. Ok, poi torniamo a Stoppani. Oltre diciamo a Renzo per la cosa diciamo
posso dire, legislativa. Quello che deve essere oggi riguarda molto da vicino per gli aspetti che lui conosce bene. C'è un preso l'impegno a fare l'incontro ASL medici e a costituire un osservatorio per controllare, abbiamo preso in commissione questo, sì, per controllare l'evoluzione della fiscalità. Adesso io il gioco, nel gioco che finanziare generale, molto del lavoro con il provento della discarica, per cui io immagino che lui sia un solo, diciamo, presentatore, se riuscito. Tra l'altro lì non finisce neanche la messa in sicurezza con l'intervento. Non ho ancora 13 milioni. Stiamo avanti 11, non ce ne siamo. Vabbè, in commissione ha detto sì, adesso ci siamo. Adesso però l'emergenza assoluta che prego di vedere te Renzo è questa qua, ok? Che diano continuità al sistema. Tra l'altro il giorno prima della legge di stabilità c'era quella riunione, sì, a Palazzo Chigi, io a Galletti glielo dissi. Noi abbiamo scritto a Galletti, ma avevo visto che il direttore generale dell'ambiente non c'era in faccia. Lui ha chiesto famosamente in casa dopo che ho parlato con Renzi, che era appena arrivato il 98, quello che è stato morto a tutti. E con Delrio, a questo punto questa è cominciata che esce i dati, come se non avessimo mai mandato, se non avevamo un mese. Va bene, rifiuti, paita, nervini, è un altro oggetto delle mie incazzature, diciamo, recenti. Adesso mi pare che dovremmo esserci, no? Io non ho ancora scritto Bonaccini, ma volevo solo farlo. Non scrivo pure. Mi ha sentito il direttore e stanno facendo la verifica di quanto possono accogliere. Comunque la sostanza è che abbiamo trovato posto per tutto, insomma, non so, la metà marzo poi dopo si può seguire, ecco perché abbiamo bisogno dell'Emilia, okay. Ma l'Emilia non sapeva perché era l'amministrazione, no, adesso poi no. Ma l'ha fatta la giunta, sì, l'ha fatta la giunta. La Gazzola, protezione civile. Quella che venne a Vernazza? Sì, sì. Ah, capito, sì. Vabbè, si sa anche già un po' bene le materie. Sì. Ma vabbè, la signora Bonaccini lo sento, va bene. Poi è chiaro che bisogna lavorare su Spezia, sulla Toscana, sul Piemonte, sulla Lombardia, sull'Emilia, per la rete di protezione, diciamo, fino al momento in cui non è possibile lo scaccio. Sì, e contestualmente anche facendo i lavori, su Scartino, dico, nell'attesa di Scartino abbiamo lo step che è con le regioni o Spezia. Poi che lo scaccio e poi si spera che scattino. Poi lì hanno un po' sulla carta che ho fatto con Strozzi e che quello non c'entra niente con noi, dobbiamo risolversi loro. Va bene, poi ho cercato di riassumere l'accordo con i disabili, spero di esserci riuscito abbastanza bene. Nel senso che abbiamo messo 1 milione per le barriere architettoniche. Adesso questa parte qui la devi vedere tu. Ora, ci siamo detti nella riunione del 30, in cui erano presenti Claudio, Lorena, Pippo e Dino, che o sì, i soldi sono disponibili da gennaio, no? Secondo Claudio. Ci siamo detti che o si va a cronologico, oppure, siccome loro pongono un problema di qualche, diciamo, aggiustamento, se vogliamo fare aggiustamento per seguire l'impostazione, si provoca solo lui, ci vogliono essere altri. Ma sì, sì, facciamo dire in verità. Perfetto. Poi, e quindi ricominciamo a scolare la storia, è evidente che poi bisognerà pensare che chi dica o mantenga questo fondo per andare in giro, per fare domande disabili.
perché da voi in casa in cui abbatta breve tutto che poi non dai i soldi non è brillante. Poi un milione l'ha raccolto come una grande, diciamo, no? Ora, poi leggo il pezzo chiaro, con un grande sforzo finanziario sono state reperite le risorse per pagare tutte le fatture presentate, i propri servizi erogati fino al 9 settembre, in questo modo, no? Sì. E i gestori hanno potuto superare un momento molto difficile. Ci sono inoltre già fondi disponibili, cioè, per chiudere il 2014 e pagare i primi 5 mesi del 2015. Poi bisogna trovare il passaporto cambiato prima, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo sostanzialmente adesso 5 mesi più, diciamo, settembre, dicembre a posto, e poi nell'ambito di un aggiornamento che dobbiamo impostare adesso per dire come lasciare le cose impostate che si va di fondo. Va bene, poi ho scritto il quarto. Quindi non è quella parte che poi Claudio era andato via, quindi delle rivalutazioni e del rapporto. Non sono altre. Altre. No, no, vabbè, adesso come comunicazione no, esterna, però come impegno nostro. Conto prima dei nostri. Sì, fare prima una cosa interna, poi vedere. Va bene, poi c'è il progetto piano, nel senso che il 31 abbiamo firmato con Doria Merlo questo agreement, cioè, che abbiamo mandato a piano. Adesso questa cosa vorrei che la vedessi tu, Lorenzo. Sono scritto con Merlo stamattina per la lettera di andare a piano. Beh, al comune autorità portuale sì, a piano. Sì, sì, sì. Adesso a parte l'interesse generale, il tema è, piano ha detto che lui lo fa gratuitamente, eccetera. Ma dobbiamo tenere dei soldi della PQ che sono fermi da tempo per questa cosa qui o no? Prego. Allora, io con la Scarabicchio per ascoltarmi bene, tutto il mondo, in due anni. L'ipotesi ha fatto un accordo, un protocollo, un semplice ricordo di essere importante. E poi parli dei concorsi, dei soldi per i concorsi ci vogliono. O per i commissari che sono in giro. Ma chi li diamo, questi soldi? Questa cosa non decide perché o vanno... due soggetti che non vanno in concorso, l'autorità portuale sulla scoperta di inizio. Ma quindi il piano non si... niente. No, ma Scarabicchio non... pretenderebbero avere un loro dito, pretenderebbero avere qualcuno che garantisca... Fate una riunione comune, autorità portuale, sì, piano e... Diciamo, a questo punto noi... più comune che può fare. Quale? Questa ipotesi qui, diciamo, organizzativa, un po' comune, però adesso io siamo venuti... In fondo noi abbiamo condiviso un impianto di massima, no? Che conoscete, no? Più o meno. Cioè si scopre lo specchio arco, si dà spazio alle palazzo navale, le marine vanno verso la fiera, si demolisce il B, si demolisce il Mira, si recuperano spazi acque dove una volta c'era, diciamo, acqua, quindi un posto per le marine abbondante, e poi si fanno volumi, diciamo, un fregio a sottolevata, un fregio a come si chiama, corso Safi, di volumi non superiori a quelli che vengono, questo è, no? Detto questo, noi poi sui dettagli, è più una parola che nostra, insomma, cosa che devo dire noi è come finalizziamo questo. Se servono queste risorse, quante ne servono, come le finalizziamo. Okay. Per legge i concorsi devono avere delle risorse servono. L'idea è fare un protocollo. Facciamo una riunione. Siccome sono risorse molto vecchie, bisognerebbe. Questo mi ha fatto una sociale, se per esempio i parole con Bernini, la fare il concorso. Basta. Andiamo avanti. Poi 45 siamo arrivati in fondo, il 29 l'anno si è completato il bando, un bando da circa 15 milioni più IVA più, hanno 20 milioni, ovviamente la sua fight. Ho visto i sindaci, c'era il professor Bultano, come ho scritto qui, ho anche colto l'occasione per salutare e ringraziare Fossati, che mi pare anche molto contento. Entro 25 per presentare domande, dopodiché non so se hanno fatto un appalto, come si chiama, già hanno fatto un appalto integrato o no?
Dopodiché si sa la giudicazione, vedremo se avremo i soldi da lì o meno, le cose, eccetera, ma comunque insomma, tale con una cosa che va in fondo, questo, dai. Allora, Concordia, questo è solamente un aggiornamento, dice che a marzo pensa di spostarla, che poi la portano all'ASPO al bacino, che poi ancora la portano al bacino 4, che pensano di rispettare i tempi di maggio 16. Qui diciamo la questione sostanzialmente ambientale, vediamo tipo la presidentessa, no? Dell'osservatorio. Il presidente dell'osservatorio hanno cominciato a lavorare i portuali, non tanto, ma un po', vuotando. Comunque, poi c'è la questione amianto, che segue naturalmente Enrico. Beh, Concordia quindi è Lucinelli dal punto di vista, io sono, no? Con tu, no? Dunque, amianto, la legge ha poi, vuol dire, compreso davvero la norma, e adesso quelli che avevano diritto, ma che erano bloccati per la questione di autotutela dell'INAIL, possono giovarsi della legge, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è più naturalmente ottavi, è grandissimo, però ha detto che seguirà anche la norma. Mi ha scritto, se non so se tu guardi Facebook o no, no. Vabbè, dillo ai tuoi. Mi ha scritto una che dice che ci sono altri problemi che non abbiamo ancora affrontato, perché non ci sei contato con te. Mi ha scritto risposta per i modernisti, però. No, ma io lo so perché non lo so. Ma spiegate Enrico. E ormai non c'è più quel pericolo. No, la cosa non c'entra niente. Non essere sempre. Adesso lì, cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare? Adesso bisogna che vengano emanate le modalità attuative di quella norma, e bisogna premere perché venga fatto rapidamente, perché poi bisogna aspettare in base alle finestre di uscita, già i primi possono beneficiare da subito. Quando è la prima, lo sai? Bisogna vedere in base, ma insomma, io penso che entro metà dell'anno possono già andare, una buona parte. Ma il numero, di 700 è realistico? È realistico non subito, è realistico nel raggiungimento degli equilibri, c'è un paio d'anni, quindi. Non ho scritto numeri perché mi sembrava tipo di... È realistico e c'è un tema che, per come è scritta la norma, può darci ragione, ma sarà oggetto di lavoro nell'ambito di quei decreti, che per quello che bisogna... Adesso è stato qualche giorno, ma non c'è stata occasione di fare un incontro. Ci ha dato la disponibilità appunto andare a Roma, dottor Ottavi, quindi fare un incontro anche a Roma per preparare un po' il tema di coloro che hanno già perso, che hanno già avuto una sentenza negativa a fronte però di una certificazione che era nulla, ma che questa norma li abilita, e quindi anche quelli vorrebbero ovviamente essere ricompresi nell'ambito di. Quindi è un po', insomma, c'è lì un caviglio da gestire dal punto di vista giuridico, insomma, però io penso che anche quelli. Penso che quella signora chi fosse riferimento. No, ma lì parla di 1,50, 1,25, parla di cose diverse, lì sono un po' vecchio. 1,50 è la legge istitutiva, cioè. Magari rispondi. Sì, no, la vedo. Io ho risposto. Noi abbiamo, diciamo, più volte, proprio per l'attenzione del governo e del Parlamento, le richieste del sindacato. Stavolta è andata bene, ci hanno accolte. Adesso bisogna attuare con la norma, se poi ci sono ancora livelli, c'è cioè diretta, le vedremo. Va bene. Infine c'è la questione IT, perché siamo una svolta, nel senso che abbiamo scritto una lettera al Comune, Regione, Università, in cui diciamo che definiamo i 15. L'università, diciamo un po' forma, ha chiesto comunque di scrivere a loro dicendo che se ripartisse la cosa, noi andiamo a rimettere la posta in programmazione. Mi pare che sia più cosa per prendersi la causa, diciamo tutto, diciamo, loro. Il 20 con la parità lì si vedrà. Il MIS ha fatto sapere ieri, Lorenzo, che va bene.
a questo punto vedi la tua cosa, il tuo tipo, insomma. E quindi bisogna fare un accordo di programma. Un atto aggiuntivo all'accordo di programma esistente. Un atto aggiuntivo all'accordo di programma esistente. Abbiamo già mandato giù in posta, quindi non ci dovrebbero mettere. In cui, come dire, si affidano, si assegnano ai IT 15 milioni. IT a questo punto fa un'operazione di non più da un piano, cosa che faceva già nessuno, ma di 4 piani, l'edificio Siemens, e pensa di portare lì 300 persone, di cui le prime già molto rapidamente, qualche mese. Passi oggi, centinaia va. Qualche mese. Sostanzialmente questo qui è personale nuovo, salvo pochissime persone che io sono a morire, che però ci sono in condizioni agili, abbastati, quindi non è che si svuoti Moevo, no? Non è che si trasferisca, poi te l'ho scritto bene questo, no? Dopo quello di Moevo mai stato, quindi il totale forse non sarà 800 più 300, ma sarà poco più di 1000, perché effettivamente c'è un piccolo spostamento dovuto al fatto che non ci stanno più. Allora, di questa cosa qui ti occupi tu, diciamo, con Pippo. Quindi fatto l'accordo di programma penso che si possa partire. Naturalmente questo è anche un aiuto, diciamo, a una realtà abbastanza in difficoltà, ma d'altronde di insegnarsi la deciso di chi, non sarebbe di per sé un fatto così. E legato a questo dovremmo far partire anche l'operazione incubatore. Io ci ho scritto perché mi sono dimenticato poi. Oltre il 15, sì, ma forse può sempre aggiungere. Oltre i 15, diciamo, si liberano quasi 5 milioni che penseremmo di utilizzare per fare. Ecco, il vincolo di questi 15, di questi 5, è molto strano. Cioè, tu non puoi comprare un edificio esistente, lo faccio in 24, ma devi fare un edificio nuovo, su area pubblica. Ora, qui entra in ballo anche Claudio, nel senso che noi abbiamo un'area che è nostra, che potrebbe risolvere lo scopo, ma va costruito una roba e ci mettiamo dentro anche conciliata con lo scopo. E quindi noi potremmo in questi mesi ancora fare parecchie cose lì, nel senso che si riempirebbe quasi, non so, l'edificio di Siemens con il tipo, si riempirebbe quasi l'edificio di Ericsson con Esaute. Andrebbe collocato in un'area pubblica l'incubatore. Poi forse diciamo l'outsource di Esaote potrebbe andare in edificio lì e poi andrebbe collocato lì l'ospedale, queste sono le cose ancora da. Perché mi pare direttamente sia quello, no? L'hai sentito tu? Oggi mi manda l'integrazione loro al protocollo, va bene, poi il 20 andiamo a Roma, lì si capirà un po' come va la questione università e quindi poi bisognerebbe, immagino che il mio dirà gli usate o ciccio, no? Mi pare anche abbastanza giustamente, insomma. Va bene, noi oggi dobbiamo vedere un po', bilancio e sanità, Pippo ha fatto sapere che non ce la fa, possiamo cominciare a fare un po' tutto la sanità, Claudio. Allora, sanità. Dunque, per fare un riepilogo, abbiamo approvato un bilancio sulla base della legge esistente quando il bilancio si è, diciamo, ricorso. Dopodiché, negli stessi giorni in cui noi andavamo al Consiglio regionale, si andava anche in Parlamento sulla legge di stabilità. E la legge di stabilità interviene pesantemente sui fondi della salva, tutto quello che abbiamo. Attendisco interviene pesantemente sia sul processo riguardo alla sanità, quello di cui adesso parlerà perché sostanzialmente diciamo ci tagliano l'implemento quasi tutto previsto dal patto della salute. In più, giustamente, come dire, viene chiesto di occuparci dei farmaci costosissimi di cui parlano i giornali, i malati,
io te li posso guarire, quindi c'è questo maggiore costo, eccetera. Sul bilancio il taglio è molto consistente, ma bisognerà aspettare una riunione quinquennale del Presidente per capire come si divide, anche se poi più o meno alla fine anche se continuano, no? Tanto a te, tanto a me. Questo vuol dire intanto gestire attentissimo il bilancio e poi diciamo capire come andiamo a parlare, trasferimenti, passo, no? Con la possibilità di fare una qualche operazione di swap tra bilancio e sanità se, come se messo, no? Hai fatto un investimento in sanità con la possibilità di trasferire qualcosa di passa all'indipendente, allora, la questione del bilancio la vediamo la settimana prossima, perché non ci posso dare un numero informativo. Adesso vediamo la sanità. Allora, quando sostanzialmente questo, noi chiediamo il 2014 con arrivano adesso i dati del quarto trimestre, insomma l'ipotesi è che ci si attesti su 62-63 milioni di disavanzi, che sono però comprensibili, utile capire, insomma, spiegarlo bene, sono comprensibili di 19 milioni di GSL dell'anno 2012, dell'anno dell'anno 2014 che in quest'anno somma l'attività di quest'anno e il pagamento del 2012. Quindi questi saldo 63 quanti sono che vanno sull'esercizio ma che non sono sull'esercizio? Vanno poi abbiamo una sopravvenienza di anni pregressi di quasi 8 milioni, per cui il disavanzo dell'esercizio è di 35. Meno GSL, meno sopravvenienza. Meno sopravvenienza, che fanno 17 più 8, sono 27, 62 meno. 27 più 8, 25. 19 più 8, scusa, 27, e quindi abbiamo 35. Quindi una situazione abbastanza buona. 1%, via, siamo arrivati all'1%. Siamo arrivati all'1% partiti da quasi 10, insomma. Abbiamo guadagnato l'1% all'anno. Per il prossimo anno avremo... naturalmente, perché con la coppia di Lavaccio, ovviamente a Santo Dio, Santo Terzo, gli altri sono ancora niente, ma ci sono. Sì, ci sono, certo. E le copriamo con la fiscalità. Le copriamo con la fiscalità, che a oggi è sempre 97, quindi ci sarebbero anche teoricamente, perché teoricamente, i margini per il fondo, il fondo disabili. Teoricamente perché abbiamo problema di capire con le nuove modalità fiscali del prossimo anno qual è il gettito effettivo. Ma questo è, noi restiamo fermi al 97. Poi il prossimo anno avremo il fondo di che anno? Il 14, il 15? Il fondo la quota di 15 che manca quella da domani, sono 2 milioni al mese, sono 2 milioni al mese, quindi potremmo avere una... insomma, ci sono margini per coprire questa quota che manca. Nel 2015, allora, io penso che noi dobbiamo considerare zero l'incremento, perché un miliardo e mezzo... L'incremento in teoria sarebbe stato 2 miliardi. Un miliardo e mezzo viene, vedremo come organizzato da un DPCM, si dice, che va fatto e sono tagliati. Non fanno DPCM? Ci diranno, non fanno un taglio, non fanno un taglio, nel senso che la versione definitiva della legge di stabilità dice che le regioni con 4 miliardi di taglio contribuiscono alla manovra di finanza pubblica e che tra le riduzioni
condizioni c'è anche la possibilità di ridurre il fondo sanitario, ma non stabiliscono né quanto. La gerarchia è tutta noi. Loro la sanità non la copre. Però quello che sta dicendo Claudio è la sostanza. La sostanza è che ce la dobbiamo fare noi, insomma. È giusto? No, ma dice siccome mezzo come. Però questo è un motivo di discussione tra le regioni e il governo, perché diciamo dateci degli strumenti, perché ad esempio noi così non possiamo agire in maniera straordinaria sulla farmaceutica, che so, per vedere uno sconto o una cosa di questo tipo. Quindi, diciamo che indipendentemente dal percorso, un miliardo e mezzo, 400 milioni, quindi per noi circa 12, sono destinati ai farmaci. Sono vincolati, che sono quelli delle partite. Sì, perché quest'anno sono 400 milioni, noi avremo il soldo 30 in scarso. 12. Scusa, ma il fabbisogno, perché c'è scritto lì che sul giornale sempre c'è scritto che però non è che riesce a curare tutti. Questi 400 milioni? No, anche perché comunque i pazienti vengono allogati in base a determinati criteri di indicazioni cliniche e quindi nell'arco di un po' di anni verranno tutti quelli che hanno le indicazioni per questo tipo di terapia verranno assistiti, non è che da un giorno all'altro si possono tutti quanti passare. Organizzare un lavoro. Noi abbiamo già individuato i centri di riferimento. Sono parecchi, adesso il numero preciso non lo ricordo. Abbiamo. Adesso insomma c'è un lavoro. La sostanza dei 400 milioni. La sostanza dei 400 milioni. I tagli o gli incrementi di spese. A zero, ragazzi. Tutta più entro in 2-3 milioni. 100 milioni è una cosa di zero. Si presume poi che nel 2015, anzi abbiamo certezza, noi avremo 22 milioni di GSN, che saranno i soldi tendenziali del 2015, che si sommano anche in questo caso, l'ultimo anno in cui si sommano. GSN quanto abbiamo messo l'anno scorso? Abbiamo messo 24 e ne abbiamo spesi 19. E quest'anno si presume che si attestino su 20. Beh, però, a differenza 3 è quello che c'è in mano, da 9 incrementi, quindi sì. Poi abbiamo i 13 milioni di GSL del 2013, che è l'ultimo anno che paghiamo da 2 anni. Poi le paghiamo a pari. A pari. Poi abbiamo una sopravvenienza sicuramente di Micene, se quest'anno siamo riusciti a spostare, per cose già congruite, che può essere anche molto consistente, che abbiamo il 2011 e il 2012, che sono della partita, qui abbiamo già pagato 6 milioni quest'anno, che sono 13 milioni, e poi ci sarà il 2013, sono altri 13 milioni. Quindi, se a condizioni inalterate noi avremo un tendenziale di disavanzo che viaggia sui 88. Per questa ragione io ho cominciato a lavorare con gli uffici, ho fatto una condizione che in cui si sono antipostruzioni o male, non subiamo un altro taglio una cosa d'accesso, consigliamo da gli anni, visto nella. Bene. Nel grafico e quindi a pari difendendo quella quota d'accesso noi avremo questa cifra. Allora, a parità di fiscalità al momento sembrerebbe recuperare una quota di si potrebbe recuperare una quota andremo fuori sì. CNS e GSL sì, io faccio un ragionamento diverso però comunque sì, hai ragione sostanzialmente perché la cifra poi torna. Ora, l'obiettivo che credo noi dobbiamo darci quest'anno è quello di
realizzare comunque una manovra abbastanza forte che non incida, non incida sul cuore dell'assistenza, ma ci consenta di incamerare un po' di risorse già a partire almeno la seconda parte dell'anno su diversi punti. Allora, le cose su cui abbiamo cominciato a lavorare con l'obiettivo di ridurre di almeno 40 milioni i costi, quindi portare il disavanzo sotto i 50 milioni. Sotto poi 38, 48, insomma. Vediamo la raccolta. Compensare, diciamo, GSL e il micele se magari fa anche un po' più da meglio. Con una riduzione di costi. Allora, le cose che io ripropongo sono quelle in parte che avevamo già detto, quindi l'accentramento di tutti i servizi non assistenziali in modo tale da fare un'operazione più veloce di quanto abbiamo fatto, con la centrale acquisti, quindi prevedendo da subito nel giro di pochi mesi dalla deliberazione decisione del Consiglio si vada all'attivazione. Noi abbiamo già deciso il Consiglio. No, questa era una proposta che avevamo fatto. Quindi riguardano le solite cose, l'informatica, la gestione del personale, servizi tecnici, quindi si sta facendo un lavoro per anche quantificare il numero di persone che si possono ridurre, quindi concentrando i servizi. Fammi capire cosa vorrebbe dire che il personale diminuisce alle periferie, aumenta qui, o che rimane in periferia dove andiamo da qua? Vuol dire che viene accentrato il servizio e che, ad esempio, la gestione del personale, secondo me, con il personale di due aziende gestisce non ne gestisce nove, perché non c'è assolutamente bisogno di più, informatizzare tutto, poi qualcuno opererà decentrato, qualcuno opererà localmente. Decentramento bisogna considerarlo anche perché noi possiamo imporre una mobilità di 50 km, entro 50 km, ma questo non risolve tutti i problemi, e abbiamo Savona, guarda Genova, Savona, Imperia, Genova, Savona. Chiara, direi. Però noi rendiamo a regime, avremo una significativa riduzione di personale, quindi possiamo evitare di sostituire il turnover sugli amministrativi. E io credo che utilizzando anche la norma che è stata inserita, che riguarda il blocco delle province, noi dobbiamo porre il blocco di tutto il personale amministrativo e non solo quindi per le province, ma anche per fare un'operazione di dimagrimento nostro. Questo qui cos'è, un atto deliberativo? Questa è una cosa che va in consiglio. E il blocco personale? No, il blocco personale, noi abbiamo già deliberato il blocco storico, diciamo, in tutti gli anni, però lo dobbiamo dire in modo molto chiaro che... una cosa che si fa a livello di ufficio, a livello di giunta. No, io porterò la delibera. Queste cose sono tutte cose che richiedono. La delibera del blocco delle assunzioni l'abbiamo già portata. Io farei poi, e c'è anche il blocco delle amministrative. È operativa. È solo per gli amministrativi. No, è per tutto. Con lo stesso meccanismo di sempre, le deroghe, però le aziende. Il blocco in relazione alla questione delle province e dell'accentramento. È già tutto deliberato dalla giunta. Lo abbiamo deliberato, infatti io, finisco il ragionamento, vorrei portare, fare comunque una delibera che dica anche che tutte le posizioni, tutte le strutture, dal momento in cui va a vigore l'accentramento senza aspettare 2 anni, vengono superate. E quindi togliamo un po' di strutture complesse amministrative in modo tale da spingere il progetto. Mi capisco meglio con la cosa precedente. Quindi la delibera di blocco c'è già. La delibera c'è già. Ed è quello che facciamo più o meno.
E quest'anno la deroga dipende da noi, la deroga dipende dagli uffici e per come è scritta la delibera, ha ragione la dottoressa Morici, noi adesso diamo deroghe sulla clinica, sull'assistenza, ma non sugli amministrativi. Anche se le aziende ci hanno presentato un quadro che ci porterebbe a più 8 milioni di costi. Quindi noi bisogna che facciamo un lavoro che spinga anche a riorganizzare i servizi, quindi quegli amministrativi. Spero che le aziende chiedano personale clinico, no? Chiedono anche un po' di personale amministrativo, ma adesso prenderanno atto che non è più. No, ma secondo voi dalle province c'è del buono o no? Come? Dalle province ci può essere del buono per queste competenze specifiche. No, non ho sempre di competenze amministrative. No, perché dico questo perché, scusate, ma noi abbiamo 26.000 dipendenti della sanità, certo, molto clinico, e 1.000 dipendenti regionali, no? In teoria sono soldi 26.000, quanto è quello non clinico? No, non clinico saranno qualche migliaio, sono, mi pare gli amministrativi sono 10%, 12%. C'è un 3.000 lì, comunque sì. Talvolta la regione forse. 9 aziende, ci sono molto decentrati, ma ci sono anche gli uffici decentrati. Ma in questo lavoro qui, gli uffici, questi tavoli lavorano, partecipato. No, finora non abbiamo partecipato. Anche se qua gli ha partecipato, magari con sì. Vabbè, bene, bisogna partecipare perché se non diamo un contributo anche noi, diciamo, ci diranno. Ma... Infatti, una delle cose che sono uscite nell'assemblea di ieri, credo, a Imperia, ovviamente a Imperia la AS, l'azienda più grande pubblico-privato della provincia, ma l'ha detto anche pubblicamente che hanno posto un problema. Insomma, queste persone qui possono o rimangono, diciamo, dove sono, provincia, o vanno in pensione con il Prefornero, oppure che ci vanno anche senza o vanno, diciamo, nello Stato, o vanno nelle regioni, o vanno nei comuni, no? No, bisogna che noi ragioniamo un po', come si è fatto per i parchi, vedo, sono state che ha fatto mentalmente, un sistema regionale complessivo, no? Sì, questa certo. Parte la facciamo. Volevo dire una cosa sulla questo discorso della riorganizzazione degli amministrativi. A mio parere noi dovremmo avere un po' di risorse da implementare le commissioni intendenti, anche di personale amministrativo. Possa svolgere quelle funzioni di controllo che non sono strettamente sanitarie. Perché lo stiamo vedendo, insomma, a parte i casi eclatanti, però continuamente, insomma, questo tema del controllo su tutto l'accreditato è un problema. Però tutti questi problemi che ci siamo trovati rispetto alla non conformità delle qualifiche, cioè non è chiaro che se noi impegniamo sempre il medico, capo dipartimento, geriatra dell'ASA a fare anche i controlli di quel tipo lì, allora non fanno più il loro lavoro clinico. Io penso che bisognerebbe un po' sdoppiare, diciamo, il controllo, definire meglio dei protocolli sul controllo anche delle strutture, scindendo la parte più di controllo clinico con quello di controllo invece degli adempimenti amministrativi, compresa la parte regolarità del lavoro, assunzioni, qualifiche, che può fare benissimo un amministrativo e implementare le commissioni con degli amministrativi, perché altrimenti non ce la facciamo, perché o distogliamo le poche risorse dei medici territoriali a fare compiti burocratici amministrativi o non controlliamo di fatto quel pezzo lì. Quindi in questo discorso del riordino, se ci pensiamo anche a questa cosa. Ok. Sì, questo può essere uno scopo. Poi stiamo facendo adesso un lavoro approfondito. Ecco, io penso che dal personale si debba provare a tirare fuori un ritorno di 10 milioni.
Quanto è il costo del personale? È 44. Un miliardo e due, un miliardo e tre. No, 400, sì. Sì, siamo un po' meno sotto, sotto il miliardo. Tre, due. Adesso siamo a 300, sì. Quindi 10 allora, milioni costo, su... Il costo è... Sì, 300. Come? 300. Quindi è, diciamo, 44 per 3, 48, 12, 12, 3, 3, 3. In teoria sembra niente. Sembrano niente, però sono tante teste e soprattutto lavoro da fare. 10 milioni cosa sarà? Costano 50.000 euro? Il costo è sui 40. Cioè, 250 persone. 50 persone. Se senza strumenti ed aggiuntivi è difficile, cioè dovresti bloccare tutto il turnover. La seconda partita è quella che riguarda la farmaceutica, per cui dobbiamo continuare a fare... La farmaceutica si è di nuovo chiusa benino. Si è chiusa benino, l'obiettivo è quello di raggiungere per la parte non innovativa. Anche quest'anno un obiettivo su 10 milioni e cercare di agire anche molto ancora sul controllo prescrittivo, così come dobbiamo aumentare il controllo, gli indirizzi e il controllo che stanno preparando per la prescrizione diagnostica. Noi abbiamo margini significativi. I primari di radiologia ci dicono che è il 30%. Se noi non risparmiassimo un euro facendo questa operazione, abbatteremo per i tempi d'attesa del 30%, che è una cosa. Ma questa politica è la fine dei medici su questa ricetta, che non so come si chiama. Ricetta dematerializzata, elettronica, ma com'è? Allora, stiamo nel mese di gennaio, entrano in sperimentazione, sono entrati tra il mese di dicembre e il mese di gennaio in sperimentazione un certo numero di, non mi ricordo adesso, di numeri di medici dell'AS2, poi progressivamente fino a giugno proseguiamo con blocchi di 25 per volta e poi da settembre a fine dell'anno arrivare all'inserimento tutti. Il problema che abbiamo avuto è far crescere, abbiamo discusso una serie di SIE, o come si chiama adesso, il comitato di Liguria Digitale, è il potenziamento. Quanti sono quelli della comunità? A oggi saranno, se sono entrati tutti quelli di dicembre, dovremmo essere su una cinquantina. Ma perché poi oltre una certa cifra lo strumento non supporta. Comunque abbiamo 1.550 medici di famiglia, 200 circa pediatri, poi ci sono gli specialisti e poi ci sono i dipendenti. Io sto parlando dei medici di famiglia, perché contemporanea si sta andando sui dipendenti. Quindi per fare tutto il domanda bisogna fare una... Stiamo lavorando, facciamo un monitoraggio mensile. È data SIRE il cuore tecnico. Data SIRE le aziende. Il cuore è data SIRE, che però mi pare stia lavorando rispettando l'impegno. Quindi farmaceutica c'è anche da vedere un passaggio, sì, che dovremmo ottenere anche facendo una serie di modifiche alla convenzione, facendo fare ai farmacisti un'attività più significativa per perpetuare anche i presidi e la diffusione di altri, la distribuzione di altri prodotti. Poi altrettanto io penso che potremmo lavorare per ridurre la
per migliorare i costi dei beni e servizi, forse sono anche di più, adesso mi fermo, perché stanno facendo la stima di quanto va a 12 dodicesimi di quello che abbiamo deliberato, acquistato nel 2014, e dei nuovi... Comincia a funzionare la barra. Funziona, è che abbiamo 4-5 ricorsi per anno. Ormai è un lavoro da avvocati. Poi attiviamo questo lavoro sulla specialistica che dicevo prima, dando appunto una riduzione almeno della diagnostica e della specialistica ambulatoriale del 20% e insieme un aumento della produttività. Diamo alle aziende, poi infine usiamo lo strumento che ormai va a regime, gestiamo da soli, su cui l'Agenas attraverso Balma, l'Auto Balma ci fa assistenza sempre meno impegnativa, lo strumento della comparazione dei costi, e daremo quindi alle aziende gli obiettivi di allineamento alla media regionale sui diversi comparti. Ad esempio, noi l'abbiamo scusa, non mi viene in mente le cose, però noi l'abbiamo raggiunto sostanzialmente. Tata Mille, diciamo, è raggiunto. Sì, sì. Ormai teniamo con l'acqua di direttore generale, come forse, no? Non capisco. L'abbiamo tenuto probabilmente più allora. Sì, i posti letto. Sì, posti letto, sì. Sì, ci sono ancora un po' di misure che potremmo adottare, che potrebbero essere utili, ma le vediamo, sono solo questioni di dettaglio. Perché l'obiettivo è raggiunto. L'obiettivo è sostanzialmente raggiunto. Io vorrei proporre adesso alle aziende alcune cose che possono aiutare e con la creazione di alcuni altri centri tipo ECO, cioè assistenza di bassa soglia post acuta per le fasce, fondamentalmente la fascia sociale che ha problemi di carattere sociale, insomma, vicinamente Lorena, sicuramente, e che ci svuotano gli ospedali. Ma ECO funziona bene. ECO funziona bene. E penso come erano incavolati, ma adesso sono contento. Qui abbiamo la possibilità di fare almeno, io credo, almeno un altro 20 posti, 20 forse qualcosa di più. Ma tipo Celesia, tipo Celesia, ma anche qualcos'altro. Stiamo ragionando, ci dobbiamo incontrare l'AS. E in questo modo. Ecco, copierebbe un po' l'Avanta, Celesia. Per coprire un po' su San Pietro. C'è a posto, no? Ce l'è a posto, devono mettere in gara la... Come si chiama? Fio d'argento, come si chiama? No. Passi d'argento. No, codice d'argento. Codice d'argento. Codice d'argento. Codice d'argento. Poi naturalmente insieme a questo dobbiamo fare un lavoro sull'aggregazione dei medici in medicina generale, spingendola anche indipendentemente dalla convenzione nazionale, insomma dobbiamo andare in questa direzione. Degli obiettivi quindi che daremo alle aziende, io vorrei nel riparto già prevedere i costi ridotti, in modo tale che ognuno abbia i suoi obiettivi, sa dove deve stare, questo aiuta anche per il periodo in cui l'obiettivo di andare sul fondo quest'anno. L'obiettivo è andare sul fondo, ci vuole qualche anno. Ci vuole qualche anno perché, insomma, anche perché abbiamo rimesso in moto qualche investimento. Quindi, se noi non avessimo avuto l'impegno GSL, però quello ci dà ritorno, perché già la mobilità è scesa già nel 2013. E adesso i dati dei primi sei mesi del 14 ci davano casi in riduzione del 10% sul 13. Se è confermato. La mobilità dal 14 la conosciamo a giugno. Questo è stato un anno che scende. No, scesa già nel 13. Nel 13 siamo scesi.
5 milioni. Ce ne puoi un po' venire i dati, non so, 95-13. La mobilità? Sì, un po' per dati. Cioè, ho visto, ma lì sono, c'è 3 milioni. Ma sono su un arco temporale più piccolo. Più piccolo perché non è che non esiste. Non esiste, non c'erano. Non c'erano le modalità di, no, di compensazione. No, ma ho visto i dati che ci hai dato. E difatti ricordato bene, siamo passati a 62 a 59, ma poi al consuntivo ne sono usciti altri. Quindi siamo a 57. Quindi aspetti sul 14. Poi non è di capire l'attuazione, perché dipende da come Gasini tira. Io temo per il 15 questa cosa di Macita Lupo, se va a Roma per noi è una perdita, se lui si porta a Roma questa gente è una perdita secca di attrazione. O la lunedì vedo Barabino, discutiamo il fatto di fare o come affrontare la cosa. Non potremmo in un conferenza stampa di fine giugno. Va bene. Questa cosa stiamo lavorando per far diventare il piano, cioè che dobbiamo fare un piano. No, hai detto il 118. No? Il fatto del 118. Ma rimane il 118. Le macchine? No, il progetto della rete dell'emergenza. Rete dell'emergenza? Sì. Ah beh, non l'ho detto, ma quello è una cosa da fare, insomma. Tra l'altro avendo la messo due macchine in più all'H24. Dobbiamo cominciare. La cosa che si può fare immediatamente è, come noto, la lavagna. L'obiettivo finale dovrebbe essere una più backup. Uno più backup, ma addirittura potremmo fare il backup con Piemonte. Per una regione come la nostra sarebbe. Piemonte ne ha uno solo. Piemonte ne sta andando a tre. Sì, ma l'obiettivo è 1,5 milioni. L'Emilia è già semplificato. Poi bisognerà impostare il discorso del numero di azienda, non di questa settimana. Questo è un tema aperto. Già in questo modo facciamo tutta una buona fetta all'operazione amministrativa. Se si va in questa direzione, bisogna naturalmente... La tua visione sull'azienda è corretta, eh? Massimo. C'è 1 più 2, 3 più 4, 5 più 3. 1 più 2, 3 più 4 e 5. Autonoma, secondo me, se non avessero semplificato così forte come sta facendo in Toscana, poteva esserci un accordo sovraregionale di collaborazione e di integrazione Spezia-Massa. Ora il problema è che quella diventa l'azienda di Pisa, quindi rischiamo di essere troppo scorso. Massa, c'è tutto quel problema là. Sì, ma lasciando i conti separati, soprattutto quelli pregressi. Come si chiama? Separazione dei beni. La separazione dei, diciamo, un matrimonio con separazione dei. Vabbè, va bene. Allora, se siamo d'accordo, io lavoro per preparare al giro di 10-15 giorni questa pianificazione. Ma di questa roba qui il Consiglio sarebbe interessato solamente all'accentramento di servizi. L'accentramento di servizi potrebbe anche non essere un po', diciamo, se lasci i nuclei territoriali. Sì, si possono lasciare. Però che vai a fare efficientemente, quindi questo impatta sulla provincia, nel senso che lo facciamo noi. Vabbè, la gestiremo un po', la gestiremo un po'. Con giudizio. Dai, dacci un po' qua il nuovo bilancio. Non c'è l'assessore, va. No. Il bilancio dal punto di vista tecnico, gli emendamenti che le regioni avevano proposto alla legge di stabilità non sono stati accolti. Ma neanche quello là del patto, andiamo a vedere. Il patto incentivato verticale è stato inserito, però utilizzano 1 miliardo in
termini di stato netto da finanziare, ma sui residui dell'anno scorso, quindi del 2014, quindi non va a migliorare il taglio dei 3 miliardi 452 che la questione della mancata decisione da parte del governo sul fondo sanitario si ribalta sulle regioni, nel senso che saranno le regioni a decidere in che misura tagliare il fondo sanitario. Ecco, tuttavia, se diciamo la cosa andasse a finire come ipotizza Fabio. Il problema è che non avendo detto nulla, diciamo, di più di quello che abbiamo detto, cioè che anche il fondo sanitario partecipa al taglio, può partecipare al taglio, ci sono state delle regioni che hanno già approvato i bilanci con un taglio ben superiore a 1,5 miliardi. Lombardia, Toscana, sulla sanità? Saranno maggio. Avranno margini. Più che altro non hanno margini dall'altra parte, per cui il problema è che il rischio è che ogni regione vada per il suo conto, da qualcosa sarebbe dirompente a livello di sistema delle quote di accesso al fondo sanitario. Nel senso, se Regione Liguria ha un 3% di accesso al fondo, dopodiché decide di rinunciare a una quota diversa da quella a cui decide di rinunciare la Lombardia piuttosto che la Campania, io credo che al prossimo anno qualcuno potrebbe dire: bene, siccome tu hai garantito l'IEA con meno fondi rispetto a quelli di cui avevi diritto, quest'anno ti posiziono sulla base del risparmio che hai ottenuto, cioè diventa poi molto difficile la governance di questo sistema. È per questo che i presidenti dovranno lavorare. Questo dovrebbe essere un problema più per chi taglia di più, o no? Sì, è un problema per chi taglia di più, ma è un problema anche per tutto il resto del sistema, perché una volta che che si dimostra che una certa regione ce la fa a garantire l'IEA con meno soldi, per di più chiederanno anche alle altre. O lo chiedono anche alle altre, e questo sicuramente, ma comunque il primo dato con cui devi confrontarti è che l'anno successivo non puoi dire: io sono arrivato con una quota d'accesso del 2,89, non potete farmi ritornare indietro, eccetera. Il discorso che si fa, perché comunque tu ne hai utilizzato meno per la sanità di quei fondi. Il lavoro che noi useremo una percentuale superiore invece. La nostra quota d'accesso al fondo, con questa ipotesi che fa il tuo mente, se noi non tagliassimo, tagliamo meno di altri, la quota di accesso al fondo è meno. Tanto di vedere se sarà sufficiente tagliare con gli altri, perché il problema è che, ed è questo appunto il discorso che bisogna fare, che se non riassumiamo un po' perché tutti possano capire, quello che sta dicendo Claudia è che l'impostazione del governo supera un'impostazione storica dei fondi delle regioni che aborigine di vita tra sanità e non sanità. No, perché finora avevamo il fondo della sanità e poi andava a scalare il fondo portabile. E poi avevo i fondi normali altri, senza normale. O toccabile esplicitamente, nel senso che gli anni scorsi si è ridotto il fondo. Sì, ma la sicurezza del governo con misure a fronte. Sì, ma noi chiedevamo la trattativa col governo che diceva il fondo era questo. E poi ne cominciavo tra noi in cui dicevamo: permesso che il fondo è fisso, con quale criterio dividiamo tra noi coazione, bla bla bla. Come si chiama l'APIS. Adesso la lettura finale della finanziaria, della legge di stabilità, mi pare che non ho letto, ma insomma il Claudio ce l'ha riassunto, che dice: io ti faccio un taglio globale e poi dovremo discutere, diciamo, o dovrete discutere tra voi. Se le regioni mi dicono che l'intesa sul taglio sia la distribuzione che diciamo le fonti, noi le regioni trasmettiamo al governo entro il 31 di gennaio la nostra decisione, il governo attua la nostra decisione. Se
se così non fosse, allora procede direttamente il governo sia nella distribuzione, quindi nel riparto dei tagli in relazione al PIL e alla popolazione, sia nella definizione di quali sono le coperture, cioè quali sono le risorse che vengono tagliate. E tu dici, per la prima volta potrebbe in teoria quindi accadere, essendo un taglio, che la quota di taglio sulla sanità, che ci sarà sicuramente, perché secondo me la sanità è tra parte di là, anche più ormai tra parte. Cos'è? Adesso eravamo intorno ai 76%. Allora, se le regioni poi decidessero una per una, potrebbe accadere che a questo punto la quota di taglio non è più, diciamo, fissa, ma alcuni potrebbero tagliare di più e alcuni di meno. La somma potrebbe essere di più. La somma potrebbe essere di più, potrebbe anche di meno, in teoria. Tagli di più da quando dici tu. No? Nel senso che alcune regioni grandi che hanno immagine e hanno pani intaccanti potrebbero decidere di salvaguardare di più il TPL sociale e quant'altro e questi più un po' di quella, no? Esatto. Infatti il discorso che sicuramente le regioni faranno è quello di arrivare in un accordo, diciamo, decidere di lasciare per saltare al governo su questo tema. E l'ipotesi potrebbe essere quella, siccome appunto alcune regioni pensavano un taglio quasi del doppio rispetto a 1,5 miliardi che aspettava, capire di arrivare, di venirsi incontro e stabilire una via di mezzo che potrebbe essere virtualmente, ma questa è un'ipotesi del tutto tecnica, quella di dire salvaguardiamo il fondo 2014. Non facendo un taglio rispetto al 2014, ma rinunciando all'incremento che si deve dare. Sì, ma in questo modo i farmaci andrebbero sul fondo. Il ragionamento è tutto da costruire, resta meno dell'anno scorso potrebbe pagare i farmaci. Il discorso è tutto da costruire. Dall'altra parte, comunque, anche tagliando i 2 miliardi. Vabbè, facciamo l'ipotesi di scuola, stiamo all'ipotesi che hai usato Claudio. Se prendessimo quelli, tanto per avere i numeri chiari, se prendessimo quell'ipotesi lì, a voi quanto ci tagliano sul bilancio? Bisogna che faccio un discorso però completo, perché io ho cominciato dalla sanità. Noi abbiamo come regioni complessivamente un taglio nel 2015 che prende 1,050 miliardi del decreto 95 e ce lo trasciniamo. 750 milioni del decreto 66 che ci porta dietro, più i 3,452 miliardi del nuovo disegno di legge. Più l'IRA. Più 450 milioni di IRA, di cui nessuno parla, ma che in realtà è il fatto totale. Quindi 5,252 miliardi sono la cifra con cui noi ci confrontiamo. 5,252 miliardi. Questo è il taglio complessivo, regioni, più sanità, dal 2015 al 2014, è così? Cioè, rispetto all'anno scorso? Sì, scenamento. Su questo, a legislazione vigente, i 1,050 miliardi e 750 possono trovare ancora copertura sui fondi tassi per la quota che hanno ancora su tutto il resto, cioè sui 3 miliardi e 5 miliardi. Ma non c'è più di fondi bassi, sono tutti già il taglio che abbiamo valutato, stavamo parlando scusa, ma di questi 5 andiamo un po' in ordine, 5,252 a livello ligure vengono a livello ligure dipende dai criteri di taglio più o meno. Noi abbiamo valutato che saremmo intorno a 150. Non è il 3% di solito. No, perché appunto, siccome ogni legge si porta dietro criteri di riparto diversi, alla fine tu hai un risultato che non è esattamente il peso. Quindi tu hai calcolato 120? Più o meno.
seguo ancora il mio ragionamento, dunque, del 1,5 miliardi la Liguria c'ha il 70%, sarebbero 45%, un po' meno, una quarta. Siamo un po' sotto. Il 40 fossero la sanità, il taglio del resto del bilancio sarebbe 85-86. No? Poi è chiaro che più la sanità, posso fare una teoria pure, no? Più la sanità riesce, come dire, a farsi carico di questo, e meno, come dire, va sul bilancio. Dice ormai il giochetto è all'Italia, non è più separato. I soldi della sanità poi saranno sempre vincolati. Una volta fatto l'accordo, poi saranno vincolati. Ma di qui all'accordo, teoricamente, i vari sono comunicanti. Così? È evidente che bisogna mettere su un gruppo di bilancio sanità che ci lavora per fare per già. Avete capito? Mettermi io non sono mica chiaro. Se cosa ho seguito la discussione a Roma. Quindi, diciamo, se mantenessimo, come dire, il taglio che si ipotizzava quando si pensava che gli stracci fossero divisi, sarebbero 40-85, grosso modo. Se invece da qui a fine mese, perché da qui a fine mese poi il costato si congela, no? La somma rimane fissa, variante, ma gli addendi possono cambiare. E sarebbe auspicabile che le regioni raggiungessero un accordo di taglio su come distribuire i fondi, che se no diventa un cielo. Vabbè, indipendentemente che sia 85 o meno, mi pare da escludere che sia di più, no? Tu dici che immagini che potremmo avere sono... Perché mancano i 450 IRAP, anche se vedo che poi alcuni pezzi del sistema cominciano a vantaggiarsi, perché Doria dice io non do più la disdetta, hai letto? No. Doria dice io non do più la disdetta, diciamo, all'integrativo, perché a conti fatti i benefici dal fondino ESP e i benefici IRAP mi consentono di gestire la situazione. Ma per esempio, noi paghiamo l'IRAP ai nostri, no? Giusto? L'IRAP, non capisco in che modo, ma nel senso che l'IRAP mi sembra di aver ancora, non ho fatto un po' di, ma era sui nuovi e sulle nuove. No, 10 miliardi. No, no, ma sono due questioni diverse. Allora, io non so adesso non c'è il vescovo, ma penso di aver capito che nessuno. Allora, Doria dice, io l'azienda disetto integrativo, poi ho fatto la revoca della disdetta, ho detto trovare una cosa, adesso dice, magari così anche come dire. Politiche, che lo può adesso dice io sono sicuro che non dovrò più darla perché gli 8,5 milioni che mancano non li trovo più da integrativo ma li trovo da risparmi che avrò grazie al fondino e grazie al fatto che risparmio io. Ma mi domando, ma noi dipende dalla sanità paghiamo bene, se la paghiamo certo che paghiamo. Quindi, diciamo, oltre a tutto quello che viene di me, bisogna considerare un po' che impatto positivo ha questa normativa per noi. No? Fatto un po' il sistema regionale allargato sull'IRAP, questo mi sembra... Nel senso che noi c'è meno soldi da Roma perché abbiamo una quota di IRAP, ma pagheremo di meno, no? Cioè, cosa sono? Regionali... L'attività produttiva. Eh? No, l'attività produttiva. La regione no. Non so, chiedo, è una domanda, eh? No, ma così per curiosità, cioè l'altro paga l'IRAP? Sì, uno che svolge attività produttiva, commerciale. Diciamo che è una cosa da capire, cioè il sistema regionale allargato, quanti dipendenti c'ha? Quasi 30.000? Non lo so, io non lo so. Non è una cosa che... Sì. Non lo so, mi facevo la domanda.
Vabbè, ma mica svolge un'attività, voglio dire. Vabbè, non so, per curiosità. Io un'azienda. Ma sì, sicuramente. Vabbè, insomma, la questione che vi chiediamo di verificare è, ma questo accordo lì, è solo negativo oppure c'è anche del buono, diciamo, rifletto un po'. C'è del buono, abbiamo 30.000 persone noi, eh? Sono 26.000 sanità, 1.927. La TASIA per esempio, sicuramente. Siamo 29.000 noi. Beh, se non si possa così. Perché l'ASL non è attività produttiva, insomma. No. Cioè l'IRAP, il posto regionale è attività produttiva, no? Questo dato qui è interessante, una curiosità. Se c'è un risparmio quantificato solo un po', perché voglio dire, se per la MT, adesso non so come sono divisi 8,5, no? Ma se due voci fanno 8,5, lì c'è doio, no? Cioè Ondino e IRAP, se su 2.500, cioè, quanto farà lì, fatela 4, non so, se divido 8 per 2, su 30.000, insomma, potrebbero essere tanti soldi. Dai, calcolo. Tutte cose nuove, quindi puoi imparare un po'. E dopodiché, diciamo, a parte questa cosa lì, per quello che rimane a carico della regione, cioè, su cosa si può ragionare? No, secondo me quello che dice Doria è l'IRA che paga sul costo del lavoro. Non sul costo del lavoro, è l'IRA che paga come attività produttiva dell'azienda. Che dubbio c'è? È questo che dice? C'è. Ma è quello che dicevo io. Allora, no, che Doria si riferisca a quello è indubitabile. Ho capito bene. Certo. Però se vale per quello che mi domando è. Quello che mi domando è, nel sistema regionale, però risparmio di IRA perché ha il comune sulla MT. Su cosa ce l'abbiamo? Certamente la TASIA, certamente. La TASIA sicuramente. Eh? Sì, sì, sicuramente. Certo. Ma riguarda solamente la STA. Sì, ma non è roba nostra, diciamo. Insomma, altro sì, ma non nel senso. Non così dato, nel senso dato, ma non tanto. Sì, no, dico, no, ma dico, cioè, questa IRAP si paga anche per i dipendenti nostri o no? Questo è il punto. No. Per esempio, qua dice che, insomma, si deve pagare quando il dottore svolge l'attività intramenia, no? Però è lì, è evidente, no? Cioè, è evidente che lei è un professionista, che lo faccia. Cioè, come la pago io? Ce lo direte, dai. Ce lo direte, dai. Dopodiché, a parte questo, quindi, cos'è possibile individuare la fonte di... Per arrivare al taglio complessivo, siccome su 5 miliardi, 2,5 miliardi, 2 miliardi, quello che sarà, viene dalla sanità, tutto il resto arriva dalle altre voci, che potrebbero essere, dovranno essere individuate in quota parte dei trasferimenti che lo Stato fa alle regioni. Per cui tutto quello, mentre lo Stato da una parte dice trasferisco alle regioni, che ne so, il fondo per le borse di studio, il fondo non autosufficienza, il fondo sociale, i libri di testo, alcuni fondi sull'agricoltura, cioè ci sono dei trasferimenti, dall'altra parte dice bene, io ti trasferisco questa roba, tu mi ridai 4 miliardi. Allora, a questo punto bisogna capire da dove andare a prendere questi 4 miliardi. Sarà la prossima volta, oltre all'IRAP, portandoci un po', diciamo, il quadro del trasferimento statale. Perché è da lì che bisogna fare il taglio, giusto? O da lì, o se uno decide di non farlo da lì, la questione diventa prendere soldi discrezionali e riversarli alla cassa. Sì, ma lo Stato... Cioè, ma in giro questo, o se non dice già do di meno. No? Poi se tu hai risorse regionali per compensare i trasferimenti, c'è di meno, no?
No, dicevo un'altra cosa. Se le regioni potrebbero anche dire dammi tutto quello che mi devi dare, tutti i fondi vincolati che mi devi dare, dopodiché io con i fondi discrezionali miei, con le mie tasse, con le mie cose, comunque dovrei restituire, io sistema regionale dovrei comunque restituire alla... Non ha senso, eh. Non ha senso, ma con l'altro è stato fatto così. Il Lazio l'anno scorso, non avendo più pass, ha avuto una trattenuta sull'addizionale IRPE, che ha dovuto versare allo Stato. Cosa così con Peschè che era volante. Allora, noi paghiamo l'IRAP sui nostri dipendenti come società, cioè su tutti i dipendenti. Beh, però chiaro. L'esonero è solo per le società di tipo produttivo. E quindi bisogna capire, cioè, noi taglio, sicuramente no. Il noi taglio mandare solo per l'azienda, non per la PA. Non per la PA come la nostra sicuramente no. Evidentemente bisogna capire le ASL, perché chiaramente non sta, ovviamente. Non credo che sia sulla parte commerciale, commerciale e produttivo. La passia, via, lo smuovo, la passia, l'AFA, l'agenzia, no, le aziende. Bisogna stare attenti che quando la passia diventa consorzio... Non ci sia. Vabbè, però non paghi più l'IVA, non viene sempre. Era troppo bello perché fosse vero. Vabbè, guardaci un po' qua, però voglio dire, tanto vale, basta andare di meno. Caso mai, se poi noi vogliamo trovassimo le risorse, le mettiamo noi su quell'attività lì. Se cosa vuoi stare a fare? Ma anche per un altro ordine di motivi, nel senso che è chiaro che nel momento in cui si rinuncia a un trasferimento, poi, come diceva il Presidente, si possono comunque... se rinunci alla tua quota di discrezionale, è chiaro che incidi sul funzionamento, perché poi il personale, perché poi alla fine con... i trasferimenti vincolati alla fine sono sociale di diritto allo studio, cioè, no, qualcosa c'è di altro, sociale di diritto allo studio, agricoltura, agricoltura per poca roba, quindi come c'è l'edilizia sanitaria, qualcosa di materiale rotabile. Ecco, materiale rotabile l'anno scorso abbiamo annunciato per fare il taglio. Quanto? E quest'anno quanto c'è? Quest'anno su materiale rotabile 600. 600 sono 20 milioni per noi, un po' meno, ma che la quota sia meno. Provateci un quadro venerdì, dai. Venerdì ne abbiamo già 16. Sì, e c'è il 22 e la conferenza dei presidenti, dove si dovrà sicuramente parlare di questo tema, e se non fosse sufficiente immagino che ci potrebbe essere una straordinaria 29. Tanto la cosa di Roma è il 20, no? Poi il 23 c'è un'altra cosa che non ho detto più, qual è? Quasi prima la vista, sempre 21, 22, no, 21, dobbiamo capire. Un attimo solo. 22, dipende da cosa ci dice. A Roma? Sì, sì. Andiamo da là. Da voi, sì. E il 23 c'è un'altra cosa che... No, invece Tascher, io dicevo di Roma, c'è la Gronda, credo, no? No, stavo pensando agli appuntamenti romani. Quindi noi abbiamo il 21-22 Galliera, con il 22, che sarebbe meglio fare il 22, se fosse possibile. Ho un'ora diversa, il 22 conferenza di servizi, forse il 29-23 la Gronda. Invece cosa c'è prefettura il 23? La commissione parlamentare su... In prefettura? Vabbè, dai, non è un anno facile, ma insomma. Beh, queste dei bus però ci darebbero, che se noi continuassimo a fare il nostro programma, perché, ma ogni regione che poi non c'ha quello che vuole, o no? No. Sono anche le scuole private qui dentro, no? Paritarie, sì.
Vabbè, ce lo porti venerdì un quadro. Cosa che la gestiamo in particolare, Claudio, Pippo e io, sto partita. Ed è il 31 di gennaio. Vabbè, che poi non sarà perentorio. No, no. È perentorio. Vabbè, ora, se mi ha carino di fedati c'è ancora la settimana, non credo che, però... Cioè, il governo ormai ha fatto casa di risultati. Quindi... Lo facciamo da moglie in un però... Il gabinetto ce l'hanno loro. Va bene, ok. Bisogna capire se abbiamo avuto fortuna o sfortuna ad avere un collegamento da qui. Giunta straordinaria 13 alle ore 13. Lo consiglio, cosa c'è? Sì, c'è consiglio. Non avvisate loro. Io 13 non ci sono perché ci ha convocato Poletti. Gli altri assessori non possono. Va bene, anche lei. Bene. Bene. Vesco? Bene, si può spegnere, grazie. Andiamo di là. Giovanni, Claudio. Non c'è più l'azienda, poi c'è la Lurio. La Lurio, ahimè. Venga a scusare.